quello dei contenuti di nudo che finiscono online è un problema enorme e che fa paura, ed è un problema che può succedere più o meno a tutti. Può essere incredibilmente angosciante per le vittime, lo sapete, da anni sono presidente di un'associazione che si occupa proprio della tutela delle vittime di pornografia non consensuale, che si chiama Permesso Negato. È ancora più un problema per il minore. Perché? Perché un minore fino a poco tempo fa non era in grado di utilizzare tutta una serie di servizi che erano a disposizione invece delle persone che avevano raggiunto la maggiore età. Sta per cambiare tutto, o meglio, è cambiato tutto. C'è un nuovo sito web, un nuovo servizio a disposizione delle vittime di pornografia non consensuale e di estorsione, sextortion, a fine sessuale. Viene lanciato in occasione dell'Internet Day, si chiama del Safer Internet Day, scusatemi, e si chiama Take It Down. Oggi lo vediamo nel dettaglio andando a vedere che cos'è, su quali piattaforme funziona, come usarlo e tutto quel mondo, ma è una buona notizia. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet! Allora, una buona notizia ogni tanto. Il servizio di cui parliamo oggi, e che è gratuito, ma non, spero che non ci sia bisogno di dirlo, si chiama Take It Down. Tiralo giù da internet. Che cos'è? È l'evoluzione di una serie di servizi che già esistono, che si occupano della creazione di firme digitali di delle immagini e della loro rimozione online. Partiamo dall'inizio. Ma vale solo per i minori? Sì. E i non minori cosa fanno se hanno bisogno? Hanno già un servizio che esiste, si chiama Stop NCII, che sta per Stop Non Consensual Intimate Image, immagini non consensuali intime online, e funziona nello stesso modo per i maggiorenni. Tutto a posto, ma per i minorenni fino ad oggi era non utilizzabile. Fino ad oggi perché? Perché Take It Down viene messo online ed è una grande rivoluzione. Una rivoluzione perché? Perché consente ai minori di anni 18, di poter creare una firma digitale dei contenuti di nudo e di poterli proattivamente indicizzare ed eventualmente poi rimuovere qualora vengano trovati dalle maggiori piattaforme. Partiamo dall'inizio, poi vi spiego tutti questi termini, ve li spiego. Oggi arriverete alla fine di questo video che saprete esattamente tutti i termini, ve lo prometto. Partiamo dall'inizio. Quali piattaforme? Tante che hanno aderito a Take It Down. C'è Facebook, Instagram, OnlyFans, Pornhub, TikTok, Youbo, Snapchat, Threads, Red GIFs e una serie di altri che magari non conoscete ma che ospitano spesso contenuti a sfondo sessuale. Tutte queste piattaforme hanno deciso di fare capo all'ENMEC, che è il Centro Nazionale per Missing and Exploited Children, per i bambini dispersi o sfruttati, che è l'entità americana che ha un po' il monopolio del database dei contenuti pedopornografici per individuarli, per perseguire chi li condivide, ma anche solo per poterli proattivamente rimuovere da online. Già, perché il problema vero relativo ai contenuti di minori, per cui anche noi, come Permesso Negato, non riuscivamo a intervenire, è che avere quei contenuti, anche solo memorizzarli, anche solo dare una mano, anche solo vederli, è illegale in buona parte del mondo, compresa l'Italia. E quindi fino ad oggi, se un minore si trovava ad avere una copia dei suoi contenuti e a voler prevenire la diffusione di questi contenuti, si trovava un po' in difficoltà.
Tutto questo cambia con Take It Down. Come funziona? Funziona in una modalità crittografica particolare che è la creazione di degli hash. Che cos'è un hash? Un hash è una firma digitale di un contenuto. Questo significa che la foto di Matteo nudo che io mando, Matteo no perché non è minorenne, però lasciate perdere, se Matteo fosse maggiorenne, fosse minorenne, la foto di Matteo in déshabillé che magari io ho già condiviso viene non caricata sul sito web, ma di quella foto viene calcolata una firma. Dalla firma non riesco a tornare alla foto, quindi la firma di per sé non contiene nessun tipo di materiale pedopornografico. Questa firma viene presa e messa in un archivio che i vari partecipanti a Take It Down, che abbiamo già visto, prendono, analizzano e sono in grado di rimuovere proattivamente. La metto più semplice. Dalle immagini che io eventualmente ho condiviso posso creare una firma, posso dare questa firma a una parte terza e questa parte terza si fa soggetto proattivo nel trovare chi eventualmente la sta condividendo e togliere tutte le condivisioni che ci sono già state o le future condivisioni. Ed è importante. È importante perché si tratta di uno dei sistemi di prevenzione della messa online e non solo di rimozione. Un discorso difficile, un discorso complesso, non sta a me dire condividere o non condividere immagini. Il mio consiglio è quello di ovviamente esercitare cautela, ma qualora quelle immagini fossero rilevate, fossero trovate, fossero state condivise, adesso c'è un modo, quello di Take It Down, per poterle rimuovere. Ora, un paio di cose in più. In realtà, quando funziona il sistema? Quando ho una copia di quella immagine. Quindi, quando ho mantenuto una copia o sono in grado di recuperare una copia di quell'immagine. Se non ho l'immagine diventa non possibile utilizzare questo tipo di servizi. Lo posso fare da minorenne? Assolutamente sì. Lo posso fare da maggiorenne? No, ma c'è l'altro sito web. Dove trovo questo servizio? Lo trovo, poi ve lo lascio comunque in descrizione, all'indirizzo take it down, tiralo giù da internet.ncmac.org, ve lo lascio nella descrizione, ed è un'arma importante, uno strumento importante ancora di più di prevenzione. Tanto ha fatto il sistema di Stop NCII in questi anni che abbiamo contribuito con Permesso Negato, l'associazione che si occupa di contrasto alla pornografia non consensuale, di cui ho l'immeritato onore di essere presidente, tanto è servito con i maggiorenni il sistema di questo tipo, tanto ci aspettiamo che serva Take It Down ancora una volta per rimuovere. Chiudiamo ricordando i punti fondamentali e sono molto contento di questa cosa perché finalmente le armi per il contrasto alla pornografia non consensuale iniziano a diventare tanti. 1. Devo avere una copia dell'immagine. Non mandatele a noi come associazione, non mandatele a nessuno le copie delle immagini per la grazia del cielo, ma se ho ancora una copia di quell'immagine devo andare online sul sito web di takeitdown.ncmac.org e seguire la procedura. La procedura mi inizierà a chiedere se sono maggiorenne o non maggiorenne, se sono maggiorenne mi manderà all'altro sito web, mi chiederà di avere delle immagini che hanno pornografia non consensuale, quindi del nudo, mi chiederanno se le immagini sono già state condivise online o meno, nel caso mi manderà al sito dell'NCMEC per la rimozione, per la segnalazione in realtà, dopodiché mi chiederà le immagini. A questo punto però attenzione, non sto dando una copia delle immagini, ma sto calcolandone una sola firma, quindi i dipendenti da questa parte non vedranno le immagini e nessuno vedrà di nuovo quelle immagini, ma
avranno una firma digitale dalla cui poi firma possono trovare se e quando queste immagini vengono condivise all'interno di tutti quei siti web che sono membri dell'iniziativa, che sono le principali, l'avevamo visto prima, piattaforme online di social network. Da quel momento in poi, ogni volta che eventualmente il tutto verrà ritrovato, beh, verrà rimosso. E in che lingue lo posso fare? In tutte, c'è anche in italiano, ve l'ho fatto vedere forse in inglese in questi momenti, però è totalmente in italiano, ma c'è anche in tante altre lingue se non parlate italiano, nel qual caso non so se siete sul mio video, ma nel caso lo siate, nessun problema. Per altri problemi, eccetera, ci sono tante istituzioni che possono darvi una mano, c'è il garante, ci siamo anche noi di Permesso Negato, permessonegato.it, che diamo assistenza sia tecnologica, sia di in realtà di orientamento legale, sia anche di pronto soccorso, primo soccorso psicologico. Tutto qui. Una cosa bella, una volta ogni tanto che riesco a condividere con voi, ne sono molto 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 felice. Noi ci vediamo al più presto, sempre su questo canale. Grazie mille per avermi ascoltato. Qui sotto trovate i contatti, permessonegato.it o Take It Down, trovate il link in descrizione. E state parati.